E quando sono tornata in partita è successo questo. Cioè, sembra di essere in Jumanji, stiamo scherzando? Cioè, guarda com'è ridotta la nostra casa! Ah, ok, eccolo! Eccolo, gli rimane attaccato qui! Ah, che bellino, anche visibile, ok. È impazzito, guarda il polverone che sta tirando su! Cioè, proprio non hai assolutamente voglia di farti addomesticare, tu, vero? Cioè, piuttosto la morte, probabilmente. Ce l'abbiamo! E abbiamo il grifone, abbiamo il grifone. Ciao tizio, no, calmati. Aspetta. Aspetta che ti voglio far uscire. Guarda, vabbè, gigantesco. È gigantesco. Ma non riesco a farlo uscire da qui senza buttar giù tutto, dai. Ma porca miseria. Riusciamo a fargli fare un po' di manovra, magari. Senza aprire le ali. Sì! Se non apre le ali esce. Perfetto, ci conserviamo anche la gabbia. Ok, guarda la figata di sta creatura. Mi piace da morire. Aspetta, c'è ancora un po' di torpore la creaturina. Aspetta poco. Mi sa che gli ho dato troppi narcotici. Ciao, ma guarda. Dai, guarda quanto è bella il colore. Mi piace molto. Mi piace tantissimo il colore. Bella, guarda qua. Bellissima. Abbiamo il grifone. Ok, il torpore sembra essere passato. Vediamo subito di testare la creaturina. Non volevo, aspetta. Ho solo puntato verso il basso. Fa la picchiata, basta puntare giù. Pensavo bisognasse cliccare qualcosa. Aspetta. Quindi se io faccio tipo da qua, vado giù verso il basso. Guarda, che figata, è bellissimo. Quindi poi così dovrebbe acchiappare. Giusto, vediamo se riusciamo ad acchiappare. C'è qualche bestia, lo scorpione. Lo scorpione forse posso acchiapparlo? No. Ma acchiappi? Sembra che acchiappi. E così invece attacca. C'è il Ravager, non mi ero accorta. Due Ravager. Aspetta. Lili, con calma. Piano. Mamma mia, come sono incazzosetti. Oh, poverino, appena preso. Cosa? Chi altro ci sta attaccando? E vabbè, tutti ci attaccano. Tutti, ce l'hanno tutti con noi, col povero grifone. Qualcun altro deve venire a rompere le scatole. No, ok, perfetto. Ok, allora voglio provare di nuovo la super picchiata del grifone. Andiamo proprio in alto. Voglio prendere una super rincorsa. Vai, giù. Porca miseria, che colpo che gli ho dato. Ma stai scherzando, è fighissimo. Porca miseria, l'abbiamo sbalzato via. Aspetta, la voglio riprovare. È troppo figa sta cosa. Vediamo se riusciamo a trovare un'altra vittima. Guarda, lì ci sono... quanti? Ci sono giusto un po' di Ravager, piccini loro, guarda. Guarda come attaccano qualsiasi cosa gli si pari davanti, brutte bestie malefiche venute dall'inferno. Allora, vediamo con lo scorpione. Aspetta che voglio partire dall'alto, voglio prendere una super rincorsa. Porca miseria, il casino, ho distrutto anche alberi. Ok, fa un po' di strada, ho anche ammazzato una bestiolina, poverina, scusa. Tu non c'entravi niente, l'amica si è anche arrabbiata. Aspetta che qua... Oh, più duro del previsto sto scorpione. Ok, mi piace. Aumentiamo ancora l'attacco perché mi piace molto questa cosa. Questo attacco dall'alto così che fa una frittata di qualsiasi bestia ci si trovi sotto. Allora, visto che siamo in zona e vorrei sfruttare ancora un pochino la gabbia, direi che è arrivato il momento di andare a prendere gli argentavi su una bella coppietta, così vi facciamo anche l'oveto subito. Allora, lasciamo qua il nostro grifone bellissimo. Quanto sei bello. Adoro il colore, soprattutto. Adoro veramente tanto il colore. Allora, se non sbaglio, ho visto laggiù in fondo degli argentavis. Vediamo di riaprire qua le porte. Ok. Grifone e Crypto sono lassù. Vediamo di andare di nuovo con l'Optero e di trovare qualche bestia. Ah, c'è di nuovo sete, Ginetto. Io non ti sopporto più, lo sai. Va bene che siamo nel deserto, però dai. Un minimo resisti, Cribbio. Guarda,
c'è un argentavis lì dietro. Aspetta, aspetta. Pieta, 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 che andiamo a vedere subito, subito. Allora, tu mi sei, un maschio 41. No. C'è qualcun altro? No. Oh sì, guarda lì quanti. Abbiamo trovato tipo il nido degli argentavis. Allora, vediamo laggiù, laggiù c'è. Un maschio 16, ne? Un maschio 112. Ah però. Ce n'è un altro lì. Un maschio 130! 130! Voglio il maschio 130, voglio il maschio 130. A stamina come siamo? No, aspetta, aspetta, fammi recuperare poco poco di stamina. Che poi il rientro fino laggiù è lungo. E quanti ce n'è? Ma li ho controllati tutti, aspetta, prima di farci scappare magari qualche livello più alto. No, allora, il 112, ok. Salve, lei che fa tutto sto casino, buongiorno. Lì abbiamo il 130. Signore, ma proprio qua deve passare lei adesso? Ok, direi che è il caso di attirare l'attenzione del 130, ciao. Ciao Cicci, ciao. Tu ti arrabbi con noi? Sì, perfetto. Vieni, seguici. Con l'argentaio bisogna andare piano, piano. Che è lento. E si distrae anche facilmente. Oh, ci metteremo un'eternità ad arrivare alla gabbia, tizio. No, sei già distratto. No, vabbè, sarà impossibile attirarlo fino là, dai. Ciao. Di nuovo, buongiorno. Aia, però. Le ho detto buongiorno io. Non mi sembra il caso di diventare così violenti subito. Vediamo se così riesco ad attirare la tua attenzione. Un po' di più, magari. Ora che ti ho sparato in faccia, mi segui? No, no, ma guardalo come si distrae subito. Ma stiamo scherzando? Non è davvero possibile che questo uccello abbia una soglia dell'attenzione così bassa. Così estremamente bassa. Ma va a finire che la gabbia non serve nemmeno. Niente, ci ignora. Ci ignora il signore qua. Ci ignora. Porca puzzola. Ginito, ricarichiamo più tardi magari, che adesso ci sta un attimino inseguendo il signore. Niente, si distrae a una velocità disarmante sta creatura. È che vorrei che entrasse nella gabbia, giusto perché così poi non fugge. Perché la parte più brutta è quando inizia a fuggire. Vieni più vicino, ok. Guarda, andiamo veramente lentissimi. Molto, molto lenti. No, niente, non c'è verso, non c'è verso di attirarlo di là, va bene. Sì, però non mi vada così in alto, per cortesia. Lì c'è una pecorella, però... a saperlo che c'era la carne di montone, dannazione. Non mi sembrava di averne viste qua intorno di... pecorelle prima, di montoni. Ok, una lentezza esasperante, ma forse ci siamo quasi. Forse, eh. Vediamo quanto dura l'attenzione della creaturina. No, no, già finito. Oi, oi tizio, ciao, ciao, ecco, grazie, sì, siamo sempre noi. Mamma mia, ma quanto è lento, ma non mi ricordavo che fosse così lento l'argentavis, cribbio cacchio. Ci segui? Sì, perfetto, guarda, dritto così, guarda, perfetto, se sei in posizione perfetta, avvicinati ancora un po'. Dai, piano piano, momenti di tensione, questi sono momenti di vera tensione. È dentro! È dentro, è dentro! Via, 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 via! Chiudi la porta, chiudi la porta! Prima di là, prima di là, prima di là! Che di qua può scappare! E abbiamo preso anche l'argentavis! Ciao, tizio! Proprio in faccia, tizio! Meno male che almeno l'argentavis non solleva tutto quel polverone! Oh! Adesso non ci resta che prenderlo a fucilate finché non cade a terra svenuto! E ci è andato giù, perfetto, perfetto. Più veloci del previsto, più veloci del previsto. Ah, bellino, mi piacciono anche i colori di questo. Bellino, bellino. Sì, puccioso, puccioso. Cripto tesoro, vieni che andiamo a prendere un po' di carne di montone. Anzi, fammi prendere il grifone, così iniziamo anche a farlo salire un pochino di livello. Anche lui che per carità è a livello 102, c'è arrivato. Però, sai che c'è. Ginetto, basta, basta. Il grifone è molto lento. Cioè, è molto carino, niente da dire. È veramente, veramente tanto carino. Però è esageratamente lenta come bestia. Allora, montone, dove sei, montone? Ti ho visto, eri qua. Poi, montone. Ah, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Ciao, piccolo bellissimo montone. Ups, no, aspetta, fammi atterrare.
82. Cavolicchio, anche troppo forse. Vabbè, non importa, non importa. Va benissimissimo. Ma come mi sta piacendo questa gabbia? Ci sono altre creature che possiamo attirare qua dentro? Perché mi sta piacendo tanto. Cioè, voglio continuare così. Mi piace. Prenditi tutta la pappa buonissima. Quanto scade? In quanto scade la... 35 minuti. Ma dai che forse... riusciamo anche ad addomesticarlo solamente con questa carnina. Ha dato un morsetto e siamo al 21%. Ok, non male, non male. Perfetto, il maschietto c'è. Ora, femminucce laggiù non ne ho visto in realtà, in quel gruppetto di argentavis che abbiamo trovato prima. Però magari facciamo un altro giretto. Allora, torniamo a dare un attimo un'occhiata in questa zona e vediamo se c'è sfuggito per caso un argentavis femminuccio di un livello decente, carino, bellino. Allora, qui c'è la femmina, una femmina di livello 12, ok, no. Quello è un maschio di livello 75, cos'è che compare? Ho visto un 75. Ah no, c'è dietro... cos'è? Ah, c'è dietro un maledetto Pegomastax livello 75, ok, non lo vedevo. Questo è un maschietto di argenta... pecorella, perfetto, c'è un'altra pecorella. Altri argentavis per di qua, altri argentavis per di qua. E abbiamo un maschio 33... e una femmina 116. Ciao femminuccia 116. Ma me la rischio da domesticarla fuori dalla gabbia? No. Ma perché devo complicarmi l'esistenza? No vabbè, ma stiamo scherzando. È vero che dal grifone si può sparare mentre lo si cavalca. Io non me lo ricordavo, ma porca puzzola. Chissà perché adesso ci avevo in testa che servisse una mod per fare questa cosa. Invece è vero che dal grifone si può. Si può. Ok, allora questa cosa rende il tutto molto molto più interessante. Certo, è sempre un po' un casino sparare da sopra le creature, ma ti dirò che ci va anche bene in realtà. No, vabbè, ok, questo rende le cose molto più semplici e soprattutto molto più divertente il tutto. Oh, che bello, oh, che bello. Allora, certo, è sempre un casino girarsi, però ce la possiamo anche fare. Ma in effetti è molto meno incasinata la faccenda di quando provavamo a sparare da sopra. Aspetta, aspetta, dai, appunto, ci schiantiamo contro gli alberi. Dicevo, è molto più semplice di quando provavo a sparare mentre eravamo sopra tipo il lupo o la tigre dei denti a sciabola. Non lo so, col grifone mi sembra incredibilmente più semplice, ecco. Aia, 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 ci ho fatto un pochino male, però non tanto per fortuna. È bellissimo, è bellissimo. Ah, così sì che si ragiona, così sì che si ragiona. Oh, così è molto più semplice, molto più semplice. Speriamo solo che non mi cada in acqua. Ecco, appunto. Ti prego di... ah, no, non mi è caduta in acqua, perfetto. Non volevo fare la super caduta. No, ciao Cici, scusami. Scusami, no, 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 abbi pazienza. Ok, perfetto. Sono molto contenta di questa cosa. Ok, caro grifone, adesso assumi tutto un altro tipo di utilizzo. Hai tutto un altro valore in questo momento. Perfetto, ciao Cici, come stai? Dai, bene, ok. Vediamo di procurare carnina anche per questa creatura e di andare a prendere un po' di narcotici, perché in effetti non ce ne siamo portati appresso. Ma perché non pensavo sinceramente di poter fare questa cosa fighissima. Allora, carne di montone. Io ho visto un montone, giusto? Era qua? No, allora, non è qui, però sai che c'è forse un po' di carne di montone. La possiamo togliere all'altro, che mi sembra abbastanza tranquillo e ne ha già abbastanza di carnina, direi. Ah, l'unico problema è che il grifone di nuovo è troppo lento. Porca puzzola, è fantastico, è meraviglioso, lo adoro, lo amo con tutta me stessa. Ma cribbio, questa lentezza immane quanto mi fa soffrire. Ok, ora voglio dare la caccia a tutte le creature del deserto stando sopra il grifone, perché è qualcosa di incredibilmente divertente. Mi piace molto. Certo, non è ai livelli del catturare la viverna, che lo sapete, io adoro, adoro catturare le viverne salendoci in groppa, facendo tipo montagne russe. Però sai che c'è, sai che c'è. È abbastanza divertente comunque. E è già l'86%. Gliene posso tranquillamente rubare di carnina. Prendiamoci i narcotici. E si è domesticato. Si è domesticato un argentavis. Ok, perfetto. Perfetto. Ciao tizio. No, 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 stai buono, stai buono. Guarda, stai lì. Sto andando a prenderti compagnuccia. Con la carne di montone ci metteremo poco anche con l'altra. Però fammela trasferire qua sul grifone, così in teoria ci dura un pochino di più. Allora, adesso, dov'era l'altro argentavis? Era sulla riva di questo fiume. Da quel lato, dovrebbe essere tipo qua.
Ah no, eravamo tutto dall'altra parte forse. Eccolo lì, eccolo là, svenuto il mio Argentavis. Sto arrivando, sto arrivando. Eccoci qua, eccoci qua. Sentilo come ronfa, come russa. Ok, perfetto. Perfetto, con la carnina di montone ci dovrebbe voler veramente poco. Sento casino però, sento bestie che litigano. Può essere? No, forse no. No, sembrano tutti abbastanza tranquilli. Nell'acqua cosa c'è? No, un Gallilimus, stai scappando da qualcosa. Baryonyx, quello, porca miseria, piove e non ci vedo una cippa. Mi sa che ho visto in acqua... No. No, c'è solo il Gallilimus. Ai, mi fai venire l'infarto, tizio, te ne vai. Cos'è quello? Ah, un Raptor, ciao Raptor, vieni, vieni, vieni. Vieni, arriva, cicci, ciao. Ciao. Dai, ti prendo a schiaffoni. Ok, perfetto. Noi restiamo qui a difendere il nostro, la nostra meravigliosa Argentavis. Ma sono di colori diversi? Sono uguali i due Argentavis? Spero siano diversi, perché uguali no, dai. Almeno il cucciolo nasce un po' misto. Allora, a sto punto al grifone voglio anche dargli un nome. Ma se lo chiamo tipo Geno è molto brutto, vero? Sì e no, è molto brutto, stavo scherzando, ho già cambiato idea. Non sono tifosa di calcio, però il grifone, Genoa, io sono di Genova, insomma, cioè vabbè, volevo fare tipo un'associazione di idee. No, non mi piace Genoa, lo chiameremo in un altro modo il grifone, un nome un pochino più, non lo so, un po' più aulico, un pochino più figo, un po' più adatto a un grifone. Come al solito, se avete dei suggerimenti per il nome, fatevi avanti, sbizzarritevi, scatenate la vostra fantasia e poi decideremo insieme appunto quale nome dare a questa adorabile e meravigliosa bestiolina che improvvisamente amo tantissimo più di prima, tanto più di prima. Siamo al 95, dai ancora un morsino alla carne di montone, tizia, veloce, così ce ne andiamo a casetta, si è anche fatto buio, ma non importa, mi sento molto, molto tranquilla sinceramente anche in sella al grifone. Ho visto che ci attaccano un po' tutti. Con il grifone, molto diverso che con la viverna. Con la viverna atterri dove cacchio vuoi, ti ignorano tutti. Col grifone no, ovunque atterri ti attacca chiunque. Però non importa, non importa. Basta fare un po' d'attenzione, poi due schiaffi e risolvi il problema. Eccolo qui, eccola qui, ciao piccola bellissima. 173, ah però, ah però. Vieni, ci segui tu, giusto? Sì, che ci segue, vieni cucciola. Ah, ah giusto, la lentezza incredibile dell'Argentavis, che è ancora più lenta del grifone peraltro. Ok perfetto, direi che ci siamo tutti. Ragazzuoli, seguitemi e ce ne torniamo a casetta. Oh, guarda che bellini con tutti che mi seguono. A parte l'Optero, perché ovviamente l'Optero dove doveva andarsi a incastrare se non nella gabbia. Ma perché sei così rinco Optero, perché? Grazie, oh, perfetto. Sì, ma non così vicino Optero, non così vicino. Ma che gli è preso? Ma stai scherzando? Ma cosa sta facendo? Ma guardalo, è impazzito l'Optero. Tesoro, placati, calmati. Gli Argentavis la lentezza in mano, ma ce la fanno. Alla fine sono uguali, vero? Sono tutti e due dello stesso colore, quasi identico. Uno un po' più giallognolo, uno un po' più bianchino, però più o meno sono molto molto simili. Ecco, passiamo per di là, ragazzuoli, che non ho voglia di incontrare gente brutta, grazie. L'Optero continua a sclerare malamente, a fare su e giù dietro di noi. Ma perché? Ma guardalo! Perché devi andare fino giù e poi risalire? Perché? Che problemi hai, bestiolina? L'Optero ha cambiato tipo di sclero. Adesso sta andando da sinistra a destra. E beh, mi sembra giusto cambiare ogni tanto. Così tanto per variare. Ma guardalo come sclera! Ma perché, tizio? Calmati! Oh, eccoci finalmente tornati a casa. Che, ah, è vero, mi ero dimenticata che casa è piena di piante. Le dovrò tutte togliere. Che nervoso. Vabbè, non importa. Creaturine, voi intanto appoggiatevi qua. Ragazzi, atterrate per cortesia, grazie. Potete atterrare per favore da qualche parte. Un po' di spazio c'è, dai, trovatevi un buchino dove mettervi. Ok, ovviamente sopra ai poveri. Ma no, ma perché sopra i puccioli? Ma con tutto lo spazio che c'era, ragazzi, davvero. Vabbè, non importa, state tutti buoni. Crypto, dove sei? Ah, sei andato a posizionare là dietro, giustamente sempre dando le spalle alle altre viverne, perché c'è sempre quest'odio che permane. Noi dovevamo fare una cosa però, aspetta, dovevamo vedere se ritrovavamo il Moscops, che in effetti potevamo testarlo anche mentre eravamo là, laggiù in fondo. Ok, allora. E quindi? Non vedo succedere niente. Ma mi compare qualcosa sulla mappa, scusa, no, se tiro fuori la mappa mi toglie...
Non succede niente. Bene, ottimo. Allora, andiamo a vedere se riesco a recuperarmi il Moscops, allora. Andiamo col grifo, dai. Allora, qua c'è un Moscops, è il nostro. Sì, è il nostro. Ma perché non me lo individuava? Ciao, tizio. Ma dov'è l'affarino che gli avevo attaccato? Ma aveva un affarino. Vabbè, intanto fammi vedere se hai raccolto qualcosa. Allora, roba ha raccolto, ma tutta roba che... Vabbè, la paglia, sì, la legna, la fibra, ok. Anche un po' di baccucce, di narcoberri. Ok, dai, vabbè, non male, non male. Ti avevo chiesto anche il sangue di sanguisuga, ma vabbè, la prossima volta ti farò una lista della spesa un po' più dettagliata e precisa. No, però a me sta cosa che non... No, 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 la dobbiamo riprovare, la dobbiamo riprovare. Forse quando mi ha laggato il gioco mi ha tipo despawnato l'affare che gli avevo attaccato per rintracciarlo. Boh, non lo so, mi viene il dubbio. Allora, vediamo se... Mamma mia, qui c'è la giungla. Se riusciamo a craftarcene un altro. Allora... no, non qua. Dovrebbe essere qui. Sì, sì, ci riusciamo. Ok. Lo voglio testare, che cribbio. Ok, proviamo di nuovo. Se io... Aspetta, stai fermo. Ok, glielo piazzo. Perfetto, piazzato. Ora tipo, se io mi metto qua, non andiamo tanto più lontani. Ah, ok, in basso a destra mi dice che c'è il Moscop a 174 metri. Ok, ok, sì, però se non me lo despona Ark, il localizzatore, mi fa un favore, grazie. Allora, vediamo se riusciamo a farci la sella per gli argentavi. Allora, chitina, fibra e pelle, ok. Ma guarda che riusciamo a farcene due, perfetto, perfetto. Ok, allora, gli argentavi per ora se ne stanno qui. Non è bellissima come postazione, però... accontentatevi per ora. Poi qua ci dovremmo mettere una scaletta, altrimenti come ci arrivo lassù? Va bene, ragazzoli, allora direi che gli argentavi se li faremo copiare nel prossimo episodio, perché sto registrando da 30 miliardi di milioni di triliardi di anni, quindi forse è il caso di finirla qui. Va bene, ragazzoli, mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao!